400.000 spettatori sul circuito di Le Mans per la 31esima edizione dell'ormai classica 24 ore. 400.000 spettatori per due grandi protagonisti, gli italiani Ludovico Scarfiotti e Lorenzo Bandini, che hanno coperto i 4.500 km del percorso a una media di oltre 190 km l'ora, battendo i precedenti primati stabiliti nel 61 da Jean Debien e da Peter Hill. Erano in gara una Maserati, due Jaguar, due Aston Martin, due Lola e l'eccezionale coalizione di 11 Ferrari. Per questo il dominio dei piloti delle nostre scuderie era diventato allarmante fin dalle prime fasi della corsa, quando la coppia italiana aveva preso il comando decisa a mantenere alla distanza il vantaggio sugli avversari. La selezione è durissima. Delle 49 macchine in gara, parecchie sono costrette al ritiro per le difficoltà del percorso. È una prova di nervi e di tenacia, ma anche e soprattutto di motori sottoposti a un severissimo collaudo. Questa in fondo anche la giustificazione della debacle del francese Casner, che deve rinunciare alla competizione e alle speranze di vittoria per un guasto alla sua Maserati. E mentre le ore si succedono lente sui cronometri, si vivono le ultime battute di una corsa che sembra ormai senza sorprese. Si conclude infatti come previsto con la vittoria di Scarfiotti e Bandini. La piazza d'onore è invece appannaggio dei belgi Burly Langlois. Al terzo posto sono invece Mike Parks e ancora un italiano, Umberto Maglioli. Il bilancio di Le Mans può inoltre considerarsi positivo anche e fondamentalmente per l'industria automobilistica italiana, che è riuscita a piazzare 6 prototipi nei primissimi posti della classifica. Siano migliori le nostre auto o i nostri campioni, non possiamo dirlo. La verità comunque è che insieme riescono a vincere. Viva l'Hobbyway della flotta 808! Viva l'Hobbyway!